Raga, sono sfatta. Benvenuti nel wrap up di film e serie TV del mese di febbraio. Cercherò di essere super veloce perché il mese scorso vi ho veramente tediato. Sarò molto riassuntiva perché non ho tempo, voglio rilassarmi, voglio tipo crollare nel divano e rimanere seppellita. Partiamo dai rewatch, in quanto non ho rewatchato nessun tipo di serie TV, nel senso che non ho ripreso le serie TV che avevo già visto e che stavo riguardando, però ho rivisto tanti film, tra cui Footloose. Ho ottenuto 5 stelline ovviamente su TV Time, perché è uno dei miei film preferiti in assoluto, è il mio film di danza preferito. In realtà non parla neanche di danza, ma c'è un monologo bellissimo che riguarda la danza che dovreste ascoltare tutti, soprattutto in questo periodo e soprattutto se lavorate nell'ambiente. E poi c'è un Kevin Bacon che... Sempre per quanto riguarda il discorso di continuità nel guardare un film, il suo seguito, comunque quello che ne è stato tratto, mi sono vista La Bella e la Bestia 5 stelle, neanche a dirlo, bellissimo, e ho apprezzato tutto e tra l'altro mi sono messa a piangere in diversi punti del film, anche punti che non facevano effettivamente piangere, inutile dirvi che alla fine era una valle di lacrime. Ho visto anche la versione film che non regge minimamente il confronto, per quanto io ami follemente Emma Watson ed è stata bravissima nel ruolo, la cosa delle canzoni mi rode ancora tantissimo, oltretutto, ripeto, non regge il confronto perché... Se tu ti sei innamorato del cartone, per carità, gli effetti speciali mirabili, fantastici. Però c'è sempre quel che ti fa dire. No, ti ho dato comunque 4 stelline. All'epoca quando lo vidi gli avrei dato comunque 4 stelline, quindi si riconferma essere un gran film, ma non abbastanza. Incuriosita dal video che avevo fatto sui live action, non mi ricordo se a gennaio o questo mese, penso a gennaio, ho voluto riprovare a vedere Alice in Wonderland, che durante la recensione breve che avevo fatto in quel video, avevo detto che mi era piaciucchiato abbastanza, cioè l'avevo trovato comunque fatto bene. In realtà rivedendolo mi ha annoiato, confuso, non lo so, a un certo punto ho perso completamente l'attenzione, cioè non avevo proprio più voglia di vederlo. Gli ho dato 3 stelle, ma per rispetto, perché comunque all'epoca quando lo vidi la prima volta mi era piaciuto tanto e adesso sono cresciuta, magari alcune cose non sono più sorprendenti come all'epoca. È inutile dirvi che non ho intenzione di rivedere il secondo, perché se questo mi era piaciuto e adesso mi è piaciuto più no che sì, figuriamoci il seguito che non mi era piaciuto all'epoca, adesso sicuramente mi farebbe schifo. Un bellissimo rewatch che ho fatto è stato La Marcia dei Pinguini, era il weekend di San Valentino se non mi sbaglio. Il punto più alto delle mie relazioni amorose questo San Valentino è stato appunto vedere copulare due pinguini. Sì, lo so, la mia vita è deprimente, è un documentario che avevo già visto e apprezzato un paio di volte. Molto bello, per quanto sia vecchiotto, è invecchiato benino. In generale, non puoi non innamorarti dei pinguini dopo aver visto questo documentario, quindi 5 stelline. Sempre per quanto riguarda le saghe, parliamo di una duologia che in realtà sarebbe una saga molto più lunga, ma che è stata troncata perché ha fatto un flop pazzesco. Percy Jackson, ho visto Percy Jackson, gli dei dell'Olimpo, Il ladro di fulmini, questi titoli sono troppo lunghi. Caruccio, molto cringe però, secondo me, bellissima l'idea bellissima, infatti io prima o poi la saga di libri la leggerò, tutti dicono che i film non le rendono giustizia, quindi sicuramente coprirò questa mancanza prima o poi. Il film, appunto, per quanto io non abbia letto la saga, quindi abbia come un unico punto di riferimento i film per capire qualcosa di questa storia, non si è impegnato abbastanza. Ecco, i registi non si sono impegnati abbastanza, è invecchiato malissimo oltretutto, già all'epoca non era questa gran cosa, adesso è invecchiato ancora peggio, però devo dire che tutte le cose che riguardano l'antica Grecia, i miti e via dicendo mi hanno intrigato parecchio. Ho visto ovviamente anche il secondo, Percy Jackson, gli eroi dell'Olimpo, il mare dei mostri, che dovrebbe comprendere, mi sembra, il secondo e il terzo capitolo della saga. Anche questo mi ha mandato in totale confusione. A entrambi ho dato 3 stelline per l'idea, principalmente. Non tanto per la regia, non tanto per gli attori, non tanto per niente, tranne che per la trama. Quindi diciamo che è come se avessi dato 3 stelline in realtà l'autore dei libri. Concludiamo la mia serie di rewatch di film, quindi film che io avevo già visto, con Bohemian Rhapsody, a cui ho dato 5 stelline perché io già prima di vedere questo film adoravo il personaggio di Freddie Mercury e mi ero documentata sulla sua storia, soprattutto sulla sua storia, sul finire della sua vita, che ha dato vita poi a una delle mie canzoni preferite in assoluto, che è The Show Must Go On. Il film è fatto benissimo, Rami Malek è pazzesco nel ruolo di Freddie Mercury, un sacco di pregi, a parte il fatto che la prima volta che l'ho visto, quando poi ho visto gli altri,
le persone reali che dovevano interpretare gli attori, mi sono accorta che erano veramente identici. Io mi chiedo quelli dei casting quanto li abbiano pagati, perché se non li hanno pagati tipo cifre esorbitanti, non si meritavano di lavorare per quel film, perché sono stati bravissimi. Molto molto bello, ma sapevo di che fosse una garanzia. Lo trovate su Prime, tra l'altro. Ratatouille ho visto come ultimo film rewatchato di questo mese, ho visto Ratatouille. Avevo una voglia di vedere questo film. Erano settimane veramente che io avevo voglia di vedere quello, e ha appagato tutti i miei sensi, a partire dal senso della fame, perché ovviamente Ratatouille parla di cibo dall'inizio alla fine, quindi devi vederlo mangiando, perché altrimenti non ha senso. Gli ho dato 5 stelline perché, per quanto non sia mai stato uno dei miei preferiti della Pixar, ho valutato positivamente, perché mi sono rivista tantissimo nel discorso del chiunque può fare qualunque cosa, basta che lo voglia, basta che ci si impegni, ed è molto bello. Poi mi sono innamorata perdutamente del personaggio di Remy, che è il topolino protagonista, che quando fa il topo è veramente di una tenerezza allarmante e quindi ho adorato. Passiamo invece alle cose che ho visto da nuovo, che forse erano quelle che stavate aspettando di più. Ho visto, se non mi ricordo male, sempre nel weekend di San Valentino, Forte o Balsy Girl, lo trovate in tutti e due i titoli da qualche parte, io l'ho visto su Prime. Non so, gli ho dato 3 stelle. Praticamente parla di questa ragazza molto mascolina, decisamente robusta, che non si cura particolarmente come la maggior parte delle donne, che però vuole ritrovare la sua femminilità, ma vuole farlo senza trasformare completamente se stessa. Ci riuscirà? Lo scoprirete guardando questo film. Io l'ho trovato molto scontato, umorismo britannico, potrei dire, English humor, che in realtà poi il film è francese, ma comunque un umorismo non facilmente comprensibile, insomma, quindi non so, né carne né pesce, 3 stelle. Per quanto io adori questo tipo di commedie molto femministe, bello, cioè infatti mi ha attratto molto l'argomento, ma non abbastanza bello. Poi ho visto sempre da nuovo una nuovissima uscita, sempre nel weekend di San Valentino, giusto per farmi del male, Tua per sempre, ovvero il terzo capitolo, nonché il capitolo di chiusura se non mi sbaglio, della saga di Lara Jean su Netflix. Mi è piaciuto? No, mi ha completamente annoiato. Anche qui forse ero anche nel mood sbagliato, lo ammetto, perché vedere questo tipo di film a San Valentino quando sei single non è un'ottima scelta. Al di là di questo, però, rispetto a quello che avevo visto nel primo e anche nel secondo film, questo film lo salvano a centino secondo me, ma in realtà neanche troppo, perché il suo personaggio è incredibilmente odioso in questo film, quindi gli ho dato 3 stelle, perché comunque come saga teen romantica, teen drama, teen commedia, bla bla bla, solite cose, non è malaccio, qua lo dico, qua lo nego, potrebbe, rivedendola potrei cringiare malissimo, però non è malaccio, ecco, quindi 3 stelle dovute, perché comunque è la chiusura di una saga, le chiusure di una saga sono sempre emozionanti, questa non ci è riuscita abbastanza. Passiamo alle serie TV che ho visto da nuovo, oppure che ho continuato da nuovo, perché gli ho lasciato molto più spazio, ho organizzato il mio tempo per progredire con le letture, domani infatti nel wrap up vedrete le letture che sono riuscita a fare. Ho lasciato molto spazio, soprattutto in pausa pranzo, alle serie TV, a partire da quelle che avevo già visto. Partiamo da quelle, così almeno divento sintetica. Sono andata avanti a vedere Cake Star, che sapete che io ho iniziato a vederlo da poco, ho recuperato altri 6 episodi, però francamente mi sta un po' annoiando, non è esattamente un cooking show, ti fa solo venire una fame boia quando lo vedi, però devo dire che mi sta aiutando a crearmi una sorta di itinerario segreto, poco segreto, per farmi qualche viaggetto da sola quando sarà possibile. Poi sono in pari con Masterchef, ora siamo alla fine, questa settimana che viene ci saranno gli ultimi 2 episodi, quindi la finalissima, la finale, la finalissima, e io sono contentissima di chi è arrivato in finale, molto molto contenta, un po' meno contenta per alcune eliminazioni che ci sono state questo mese. Se avete visto l'ultimo mio wrap up dei film, sapete quali erano i miei personaggi preferiti, io non voglio fare spoiler, andatevi a vedere quel pezzettino di video dedicato a Masterchef, così capite per quali eliminazioni ci sono rimasta particolarmente male questo mese e perché sono così felice adesso. Quasi finita anche La Caserma, anche quella questa settimana, che tra l'altro sarà piena di roba, ci sarà non la finale, non chiamiamola finale, l'ultimo episodio della Caserma, che è composta da 6 episodi. Questo mese diciamo che ho visto la quantità più ingente di episodi di questa serie, non so come definirla questa cosa, comunque
Anche quella sta un po' scassando, cioè ci sta perché comunque il mio guilty pleasure sono programmi di questo tipo, quindi con uno sfondo culturale, ma anche con un sano trash per rilassarsi un pochino la sera. Ci sta, cioè è carina, carina, carini i personaggi, sì, le persone che ci partecipano, i concorrenti, ecco, ma principalmente lo ammetto, io vedo questo programma soprattutto perché subito dopo vado a vedermi la reaction degli accametti. Passiamo ora alle serie nuove che ho visto praticamente tutte su Amazon Prime, ma partiamo invece da una che ho visto su Netflix. In realtà questa serie l'ho vista in giornata, quindi tutta in una giornata, l'ultimo giorno di gennaio, però l'ho fatta rientrare in febbraio perché comunque ci stava, cioè alla fine era appena uscita. Fate the Wings Saga. Io non sono mai stata una grandissima fan delle Winx, anzi, da piccola praticamente non le ho mai viste, lo sapete. Io sono sempre stata una fan delle Witch, il fumetto. Questa serie mi intrigava perché è completamente distante da quello che erano le Winx. Come serie non eccessivamente trash, ma nemmeno estremamente godibile. Una via di mezzo che va presa con le pinze. Il finale ti fa venire voglia comunque di vedere la stagione successiva. Il problema di questa serie è che al centro della serie, quando in realtà le cose dovrebbero mettersi in una maniera che tu hai voglia di andare avanti, di concludere, oppure che cominci a pensare, oh mio Dio, quanti episodi mancano, no, mi mancherà troppo, c'è un piattume totale dei personaggi proprio, non tanto della trama, ma proprio dei personaggi nella recitazione, in qualunque cosa. Quindi non so se andrò avanti a vederla, ecco, mettiamola così. Invece ho visto delle serie molto molto carine su Amazon Prime Video, a partire da The Boys. Di The Boys mi sono innamorata completamente, bellissima. Io che sono una fan QB del mondo Marvel, DC, dei supereroi in generale, mi sono innamorata di questa serie già dalla prima puntata, proprio dai primi momenti. A parte il fatto che mi sono innamorata follemente del ragazzo protagonista di cui non mi ricordo il nome perché ho visto questa sera all'inizio del mese e non mi ricordo come si chiama il ragazzo, esilarante, dissacrante nei confronti dei personaggi principali, quindi supereroi, tutte le cose che ci sono dietro a questi supereroi, insomma, tutto bellissimo, proprio potendo dare delle stelle all'intera stagione, anzi alle intere 2 stagioni, 5 a mani basse. Poi ho visto una serie che invece non tanto carina, Soulmates. I miei mi hanno detto che, da quello che hanno capito, è molto simile a una puntata di Black Mirror, serie che non ho ancora visto, che è in lista, prima o poi la vedrò, lo so che è bellissima e tutto, la vedrò prima o poi. Serie molto breve, sempre di Amazon Prime Video. Praticamente siamo in un universo presente o futuro, non mi ricordo, nel quale c'è questa applicazione, questo test medico per il quale tu puoi scoprire chi è la tua anima gemella nel mondo. Ora tu dici una figata, infatti io l'ho visto proprio perché ho pensato questo, ma in realtà poi ogni episodio è slegato l'uno dall'altro, ci sono un paio di episodi che ti prendono particolarmente, poi ce n'è un paio che sono veramente disgustosi, non nel senso di regia, ma proprio nel senso come tematica sono disgustosi, e poi ce n'è un paio che sono me. Potendo dare un voto globale, gli darei un 3. A questo punto, facendo una media da 1 a 5, ho visto un'altra serie molto carina che avevo puntato già dalla sua uscita, ma che sono riuscita a vedere solo questo mese, Hunters. È una serie sempre di Amazon Prime Video che parla di un gruppo di ebrei, ovviamente usciti dai campi di concentramento all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, che scoprono che alcuni nazisti sono stati fatti entrare segretamente in America facendogli rifare una vita. Il problema è che questi nazisti continuano a comportarsi da nazisti. Allorché questi ebrei decidono, per quanto le loro età, etnie e via di motivazioni anche siano molto differenti, di coalizzarsi contro questi nazisti e di combatterli così come i nazisti all'epoca hanno trattato loro. Molto carina, ci sta. Il protagonista Al Pacino. C'è un colpo di scena finale che vale tutta la serie praticamente. Non sono tantissimi gli episodi, mi sembra siano 8 episodi. Se vi piace l'argomento Seconda Guerra Mondiale, è molto molto consigliata. In ultimo, non pensavo di riuscire a finirla entro oggi, ma l'ho fatto. Upload è molto carina, molto filosofica anche come serie, per quanto il tema sia forse un po' frivolino inizialmente, ma poi si approfondisce molto molto molto, molto tanto. Parla di un universo, un futuro nel quale è stato inventato il paradiso, in sostanza. Con la tecnologia si è riusciti a creare la famosa
il famoso congelamento dei morti, almeno dell'anima, insomma, che porta tutte queste anime in questo hotel di lusso, dove comunque chi è in vita e che tiene la tua vita comunque continua a mantenerti, un po' come quando paghi il lotto del cimitero, fino a che magari in un futuro non c'è la possibilità di scongelare il morto, in sostanza. Tu firmi questa cosa e decidi se morire di morte naturale oppure di essere uploadato. Molto carino, davvero. Poi c'è una love story in mezzo, troppo carina. In generale il tema è molto bello, quindi io questa serie ve la consiglio. Non so cosa guarderò e quanta roba guarderò il prossimo mese. Sicuramente voglio continuare a vedere cose nuove, perché mi sono accorta che rewatcho tantissime cose, ma questo mese avevo bisogno di comfort emotivo e quindi ho rewatchato cose che sapevo mi sarebbero più o meno piaciute. E detto ciò, se avete qualcosa da consigliarmi oppure che volete di cui volete che parli un po' più approfonditamente, qua sotto c'è sempre lo spazio per i commenti, utilizzabilissima, tranquilli. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino in su. Se pensate che questo elenco, questo mio wrap up, possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella. Noi ci vediamo ovviamente domani, 1° di marzo, mamma mia, siamo già a marzo, con il wrap up e TBR delle mie letture del mese di febbraio e marzo. Invece il prossimo wrap up dei film e delle serie TV ovviamente sarà alla fine del mese di marzo, ovvero il 31. Un bacione e ci vediamo domani.